di Giovanna Cavalli, il cantautore. Non mi arrabbio quasi mai, ma quando succede mi incavolo sul serio, niente self-control. Con Umberto Tozzi tour e vacanze, anche la settimana bianca la madre di tutte le figuracce per un timido cronico. Finisce il concerto, si spengono le luci, due rapidi passi in avanti e prendo in pieno una grossa cassa speaker di cui mi ero dimenticato. Dopo un triplo salto carpiato con avvitamento, con la chitarra al collo, mi ritrovo a pelle d'orso sul palco proprio mentre qualcuno, sentito il tonfo, riaccende i riflettori. Mi rialzo imbarazzatissimo. Intorno a me ridono tutti, musicisti, tecnici e spettatori. E dalla prima fila, passata l'apprensione, sghignazza pure Fabrizio Frizzi che non mancava mai a una mia data, ma scappava sempre subito via, senza passare dal camerino. E ogni volta che lo invitavo, "Stavolta sei mio ospite per", mi rispondeva che aveva già comprato i biglietti un mese prima. Cosa resta di quegli anni 80, favolosi, edonisti, chiassosi, glielo chiediamo qui sotto, ma di certo ci rimasto lui, Raffaele Rievoli, 63 anni, eggi, non sembra praticamente inossidabile da quando, nel 1984, faceva ballare l'universo mondo con il suo you take myself control. Sempre.